Sembra essere l'ultima puntata, non l'ultima puntata perché apre molte altre puntate, però se vogliamo quello che racchiude un po' il mondo Eni che avete raccontato e che ha iniziato con l'unificazione, no? Nel cane a sei zampe di tutto questo mondo. Tra l'altro a firmarlo è un artista come Paul McDowell e parte lo spot, parte già oggi, quindi lo si potrà già vedere ed è un mondo tondo, quindi a 360 gradi, dove tutto funziona bene perché l'avete anche creato col movimento. Esatto, sì, questo è il concetto che ci ha guidato. La campagna in realtà è una campagna assolutamente integrata, quindi oggi parte la TV, nelle stazioni di servizio è già presente l'affissione, partirà anche la stampa e c'è un'attività sul web con anche contenuti extra che raccontano un po' tutto questo percorso. Senti, ha detto Dolci, no, che quest'anno Eni ha diminuito l'investimento corporate, abbiamo visto però la telepromozione al Festival di Sanremo che tra l'altro gli è contata 27 milioni di telespettatori nelle 5 diciamo flight di questa azione, però crede molto in azioni che non sono cioè è un modo nuovo di vedere il tatticismo nel prodotto ed è interessante. Esatto, infatti più che una riduzione diciamo c'è un'ottimizzazione, i soldi oggi vengono messi là dove ha più rilevanza metterli, con una pianificazione che non è più tanto spot ma invece è molto più longeva, quindi c'è un accordo tra quello che è la comunicazione corporate e le divisioni e i mercati che in questo momento hanno bisogno di una spinta maggiore, quindi è il massimo risultato con uno sforzo, non dico minimo, ma comunque contenuto. Tra l'altro ce lo siamo già detti, è uno di quelle case history, insomma questa che rappresenta un po' una best practice nel senso dell'advertising, perché c'è un linguaggio unico, declinabile, se vuoi anche una componente sociale tra singolette, perché c'è il richiamo ai talenti dei giovani, quindi all'arte, a linguaggi trasversali. Quanto è raro però trovare clienti che permettono anche un'agenzia di esprimersi così? Rarissimo, infatti io lo dico sempre, sono molto orgoglioso, molto fortunato noi come agenzia e tutto il team, perché abbiamo avuto un cliente intelligente che tra l'altro, come hai detto tu, questo linguaggio è anche una prova concreta della sostenibilità, che è uno dei valori centrali per Eni, un modo per effettivamente metterlo in pratica. Non sono molti clienti come Eni, dobbiamo dirlo, anche se ultimamente comunque c'è una tendenza ad ascolto maggiore, la consulenzialità comincia a rientrare nei canoni di giudizio per un'agenzia, di valutazione per un'agenzia. Infatti anche parlando di sostenibilità, diciamo, e sorridendo dicendo sostenibilità del business dell'agenzia, diciamo che questo testimonia anche come molto probabilmente con rapporti moldi e fuggi da gara certi progetti non potrebbero mai uscire. No, esatto, questa è la prova concreta, devo dire, anche se poi è nato da una gara, fortunatamente, però noi avevamo lavorato già in precedenza per loro, quindi avevamo alcune cose le avevamo respirate, però specie oggi la progettualità e il rapporto di partnership tra agenzia e cliente è sempre più centrale. Queste gare a 20 agenzie dove vince il dumping, quindi sull'offerta economica, vince l'ufficio acquisti, cioè questo è incredibile. TBVA, diciamo, vi state muovendo in questa direzione, è possibile insomma scegliere? È possibile, noi stiamo facendo della consulenzialità la parte centrale, come sai abbiamo creato anche diverse divisioni, mantenendo sempre al brand TBVA ma con poi sub brand, questo anche per abbracciare ulteriori opportunità di mercato, perché in un mercato mordi e fuggi i contratti longevi in qualche modo ti ligano, però noi siamo sempre più convinti, sempre più orientati che oggi questo sia l'aspetto centrale da curare con i clienti, i risultati arrivano.